Come d'abitudine, facciamo un po' una rassegna stampa di denuncia. Questa è tutta denuncia, signori, per cercare di far capire all'opinione pubblica italiana in che mondo di falsificazioni noi viviamo. La prima falsificazione è questa. Allora. Allora dice, ma perché una falsificazione? Ma la sindone è la fotografia di Gesù o non lo è? Allora, se è la fotografia di Gesù, assumiti le tue responsabilità, mettici il copyright, timbri e quant'altro, ma se non hai il coraggio di dire che non è la fotografia di Gesù, no? Abbi il coraggio di dire che è una cazzata, non andare a attizzare, perché qui da questi signori si vede chiaramente che questi sono sostanzialmente dei falsari, degli autentici falsari. Ma come può un reperto archeologico di 1300 anni, non si sa da dove proviene, non si sa Sì. chi l'ha scoperto, non si sa chi Chi l'ha l'ha fatto? portato, No, però deve essere di Gesù noi Cristo. abbiamo ampiamente fatto capire di che si tratta, perché dobbiamo dire grazie al grande medico, disgraziatamente oggi morto, il dottor Alessiani, il quale da grande esperto di lettore, da grande lettore esperto di radiografie, ha scoperto esattamente di che si tratta. Noi dobbiamo a lui la comprensione totale del fenomeno. Ma quello che a noi interessa in questo momento, ma perché l'amore è più grande? Qual è questa pubblicità? Questa è la classica pubblicità dei venditori di patacche. No, no, Voi è siete mera venditori. comunicazione, ti danno per corretto e giusto una loro desiderata. Venditori, esattamente, venditori di patacche. Capito? Come i vari. La Trentina, abbiamo detto più di una volta, no? La Trentina di prepuzzi di Cristo, no? 31, Sì. 31 prepuzzi di Cristo in Italia, in giro per i vari Allora, noi abbiamo sempre detto che per loro, santuari. era Triginta No, Cassus Monopalla, aspetta, ma la cosa incredibile che pochi sanno è che questi santuari dove sono conservati questi prepuzi di Cristo in realtà erano tempi di, vediamo se ci arrivi, del gran Dio Priapo. oh, che in epoca attorno addirittura fino al 1500 Esattamente. esistevano, e Calcata c'era un tempio dedicato a Dio Priapo, Ci dove andavano le femmine per essere inseminate, giustamente, che poi invece di Priapo le inseminassero i i preti, sacerdoti. i sacerdoti, Non mi vero? fa ridere, però si muove tutto. Allora, no, ma qualcuno dice, no, no, guarda, mi hai fatto fare una riflessione importante. Per quale ragione certi sacerdoti di certi riti Potremmo stare qui fino alla prossima erano estate. preventivamente castrati? Perché Sì. andavano, le femmine andavano lì e questi se le scopavano, ma cioè, in quei particolari tempi per sicurezza li castravano, mi pare ovvio, no? Ecco, questa è la ragione per cui certi sacerdoti erano castrati. Sul retro di questo stesso giornale leggiamo una cosa di questo genere. Francesco, ai dipendenti vaticani, perdono per le nostre mancanze. Quale mancanza? Allora, avete fatto delle mancanze nei confronti dei vostri dipendenti. Ma voi siete dei. Cacchio, predichi una cosa, poi con i tuoi stessi dipendenti fai lo sfruttatore, fai lo schiavista. Secondo me sta già un po' esagerando, No, Francesco. Stai esagerando. no, 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 ma lui è stato eletto proprio per Apposta per questo. questo. Allora, vi dico un aneddoto che è molto importante, l'ho già detto altre volte, ma è troppo bello. Il fratello di mio cognato, e parlo dell'inizio degli anni 60, era un dipendente della tipografia del Ah, mi Vaticano. hai raccontato, sì, che andavi spesso lì, eccetera. No, no, io, Andavate. no, io non ci andavo. Vabbè, qualcuno dei tuoi andava No, no, lì. no, 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 lui era un dipendente della tipografia del Vaticano. A un certo punto, per una certa ragione, fece lo sciopero. E durante questo sciopero di qualche giorno ci andò un cardinale e gli disse: vergognatevi, avete fatto piangere il Papa. Ah, è vero, me la ricordo questa cosa. Allora, e questo è uno. Questo è uno. Il secondo è Anche questo. quella è metacomunicazione, È cioè ti fa tutto. sentire in Sì. difficoltà, in crisi, su un fatto che non Lui ha immagina. consistenza, non ha Parla di supporto niente. logico. Che vuol dire a pianto?
cose da non crederci, guarda. Allora, è una metacomunicazione per dire che questa gente cosa si permette di fare, cosa si permette di dire e come considera gli altri, soprattutto i popoli dipendenti, come cretini, bambini nati cretini. Vedi come scrivono qua. Ma in quel modo secondo me si fa comunque ricorso a qualcosa di, come si dice, che viene da dietro, sì, che ma nessuno è impalpabile. Ma quale cazzo? Ah, questo è un truffatore. Viene in automatico. È uno sfruttatore, un truffatore. Noi diciamo che erano 35, invece sono un po' de meno, lo dicono loro. Perché queste sono tutte cose belle, vedi? Questa è una meravigliosa natività. Natività, scusa, non natalità. Natività. Laddove noi vediamo un neonato bello, biondo e tutto ricciolino. Ma, signori miei, un neonato biondo era solo Mitra, quindi questo è Mitra. Con Gesù non ha assolutamente niente a che fare, capito? E passiamo ad altre considerazioni. Appalti. Ah, poi questa storia di Cantone è un altro capitolo. È l'altro capitolo. Poi facciamo Cantone. Vedere i titoli, facciamo la senza tanto. Tutto da ridere e ora stretta anticorruzione sulle partecipate del tesoro. Sulle partecipate del tesoro. Ci sono le partecipate del tesoro. Ma allora voi siete soltanto dei corrotti. Voi, la vostra prassi è solo la corruzione. Gli affari sui rifiuti di ex Neri e Rossi. Che significa? Che la cricca che comanda a Roma, ha sempre comandato a Roma, indipendentemente dai voti, dalle elezioni e quant'altro, è una cricca dove dietro ovviamente esiste solamente il potere clericale, che si scambiano i favori e gli affari, e dove l'alternativa politica è assolutamente nulla, non esiste, capito? Il sistema degli affari è sempre lo stesso. Andiamo avanti. No, ma va detto un'altra cosa. Gli affari li fanno sempre le solite famiglie. Certamente. Le solite famiglie. Anche a livello mondiale. Da secoli, non da qualche giorno. Gli eredi, i Colonna sono sempre lì, gli Orsini sono pure lì, i Farnese sono lì, pure se si sono estinti i rami principali. Però i Frescobaldi non esistono più come ramo principale, ma esistono i loro eredi. Resta sempre l'eredità immobiliare. D'altra parte non si spiegherebbe come mai a Roma ci sono un immobile su quattro che è di proprietà del Vaticano. Esattamente. E nessuno lo dice, su cui non pagano le tasse. 220 miliardi di valore catastale. Esattamente. Di valore catastale, non immobiliare. Allora, la casa dove abito, che è di mio padre, che era di mio nonno, che era del padre di mia nonna, fu acquistata dallo spirito dei preti. Istituto. Dal immobiliare, com'era il nome? Ma tutti controllati dal Pio Istituto. Dalla Società Generale Immobiliare, che era. E loro? È la famosa Società Generale e loro? Immobiliare. Subito dopo la Prima Guerra Mondiale. Assoluto di Roma. Allora, su questo argomento qui ne ho fatto anche una piccola discussione. Ancora rigido. Ne ho fatto una piccola discussione relativa agli accordi che ci furono prima del 1870, accordi di cui non si parla mai, no? Perché risulta sempre... Prima dei patti lateranensi, prima del 1870, certo. Quando, prima dell'ingresso, ma qualche mese prima, qualche cosa... No, allora... No, non era no, assolutamente... Quando il governo italiano si trasferì da Torino a Firenze, iniziarono le trattative con il potere pretesco, perché si doveva arrivare assolutamente, al mondo si aspettava questo. No, ma allora i gesuiti volevano l'annichilimento dello Stato del Vaticano, perché volevano operare a livello mondialista anche allora. Esattamente. Allora, vedi, tu hai detto una cosa importantissima, io ne aggiungo un'altra. Nell'ambito delle trattative, per cui doveva figurare che ci sarebbe stato un assalto alla baionetta, tra parentesi, quando si dice l'assalto alla baionetta,
Io ricordo sempre che per assalto alla baionetta si intende la corsa disperata del re e dei generali Felloni il 9 settembre, no? A Pescara. Appunto, che dovevano salire tutti quanti sulla motonave o su baionetta. Che si chiamava baionetta. Allora l'hanno chiamato. Ah sì? Ah sì, si chiamava baionetta. Sì, sì. L'hanno chiamato l'assalto alla baionetta. Capito? Allora, proseguiamo. Arte e tradizione. È molto bello qui. Quel basso rilievo è veramente molto interessante. Questo basso rilievo. No, ma parlavamo dei gesuiti già alle trattative. Le trattative pre scusa, mi ero dimenticato. Stavamo appunto parlando di questa cosa. Le trattative, che sono sempre state molto, ma molto laboriose, siccome i nostri cari preti, ai nostri cari interessa soltanto il quattrino, il vil danaro, e la trattativa ha portato appunto alla divisione dei beni, per cui in cambio del possesso formale di Roma, lo Stato italiano si è disposto a concedere una cifra enorme in termini di abitazioni, soprattutto di proprietà immobiliare. Dopo il 1870 la Chiesa si è trovata proprietaria. No, ma dal 1870, anzi dell'85 in poi, c'è stata l'esplosione immobiliare di Roma. Quei terreni lì immobiliari erano tutti del Santo Spirito. Come oggi. Perché loro si sono premurati ovviamente di comprare tutti i dintorni di Roma. Se tu vuoi costruire nei dintorni di Roma, è molto facile che devi pagare le royalties o un ordine religioso o ai preti stessi o al Vaticano stesso. Certo. E te devo dire questo, che la Chiesa si è trovata dopo il 1870 proprietaria di una quantità di beni immobili e concreti superiore a quello che aveva prima, perché prima non aveva bisogno di essere proprietaria di questi beni, perché governava comunque. Quindi questo è un fatto che noi dobbiamo ricordare. Una spartizione, ma molto molto generosa. Ulteriormente, molto generosa. Gli altri due concordati hanno comportato sempre, perché gli altri due concordati, quello fatto da Mussolini e quello fatto da Craxi, sono stati fatti in un momento di massimo bisogno da parte di questi due personaggi, per cui hanno dovuto concedere alla Chiesa molto di più. Non entriamo nel merito, ma la fine che ha fatto Craxi subito dopo il concordato ci fa spiegare come Craxi cercasse di avere delle spalle coperte col Vaticano. Questo, ho fatto vedere questo perché è molto bello, perché questo è il sarcofago di Stilicone. Allora, siccome Stilicone è stato un grande generale che si fece uccidere pur di non creare una situazione di guerra civile che avrebbe ulteriormente... Ma lui avrebbe potuto vincere tranquillamente. Tranquillamente, e si fece uccidere dai sicari di lo stronzo e corrotto Onorio. Ecco, ce lo vogliamo ricordare perché è Onorio molto bello. Onorio Terzo? No, è stato il fratello di Galla Placidia. Sì, ma era Onorio Terzo? Il numero non lo so, perché si parla sempre di Onorio. Sì. Beh, siamo alla fine dell'impero. Sì, Siamo proprio al 400 e qualcosa. E c'è appunto. No, oltre, siamo qualcosa, perché Galla Placidia dovrebbe essere morta attorno a 450, dovrebbe essere morta, quindi siamo lì. Faccio vedere di nuovo questa cosa perché è molto importante, per ricordare Flavius Stilicho, grande generale che si fece uccidere uno degli ultimi vincitori, Onorio ha fatto fuori per gelosia e per impedirgli la scalata al potere. Andiamo avanti. Questo è importante perché noi abbiamo una frase che è indicativo esattamente di quello che noi intendiamo. Quando noi diciamo che la frase
et verbum caro factum est, intende dire che la figura di Gesù Cristo è stata letteralmente inventata, no? Dal pensiero creatore umano che ha dovuto esprimere attraverso una figura umana, no? Alcuni principi antropocentrica. Esattamente, alcuni principi fondamentali di tutta la cultura preesistente, e noi chiamiamo neoplatonismo. Ecco che qui anche questo fatto viene confermato, e viene confermato qui. Da loro, Da loro. Diciamo, come fanno a dire che Gesù Cristo è realmente esistito quando un grande intellettuale dei nostri tempi conferma essere soltanto una creatura del pensiero filosofico dell'epoca? Eccolo qui, proseguiamo. Clan, affari sui migranti, ecco. Quando noi da anni avevamo capito perfettamente che l'insistenza con cui l'insistenza buonista, pretesca, di massa. Abbiamo denunciato anche il Papa, il quale è andato a fare il predicozzo a Lampedusa, statene a casa, ladro di polli, capito? Il predicozzo a Lampedusa c'è andato per aiutare per concretamente la massa di pseudo cooperative create appositamente per lo sfruttamento di questi poveracci. Questo è il nuovo schiavismo. Quello che noi vogliamo dire, il vecchio schiavismo pigliava i negri per utilizzarli nelle piantagioni di cotone o di canna da zucchero. Oggi invece servono esclusivamente per far prosperare alle loro spalle questo giro maledetto di sfruttatori, di negrieri, di puttanieri, di zingari, di zingaretti, c'è, e tutta sta gente qua. La parte, diciamo, presentabile, che è quella della Compagnia delle Opere, a cui fanno parte oltre 35.000 cooperative, imprese ed altro di origine cattolica, e controllate dal clero, esattamente, e le mafie più o meno controllate dal clero, esattamente. Esattamente, è bene che i nostri amici lo sappiano. Qui abbiamo dei titoli: immigrazione, questo è un numero di avvenire del 12 dicembre, quindi recente. Immigrazione, con Triton più sbarchi in novembre aumento del 486%. Cioè devono guadagnare, certo, li fanno sbarcare. Oggi sciopero generale, eccetera, macabro bilancio, Iraq, Siria e Nigeria, in un mese 5.000 le vittime dei jihadisti. È tutta una cazzata, perché non è vero, ma comunque sicuramente pompano i jihadisti. Pompano le informazioni, dicevamo che prima, cioè queste si devono sapere, le altre, i filiali non è importante, no? È naturale, i jihadisti comunque qualcuno l'hanno fatto fuori, ma molto pochi, perché, cari signori, quando ci parlano dei jihadisti ci fanno vedere sempre le stesse fotografie. Sempre gli stessi filmati. Sempre gli stessi filmati, che non si sa nemmeno dove sono stati fatti. E da qui? Campi Rom, troppo costosi e inefficaci. Ma porco di tuo padre, Dio Cristo, ma non lo sapevi? Ma scalzone, tiè, andiamo, proseguiamo. Viene da ridere per non piangere, però, guarda. Cosa c'è di strano in un bebè che viene al mondo? Niente, è tutto, anche Dio ha voluto vivere questo momento, partorito da una mamma, accolto da un papà. Una normale nascita straordinaria. Cazzo, mi dici niente. Ma se non che qui c'è stato un piccolo equivoco. Un qui provò. Sì, è stato un qui provò. Uno sbaglio di persona. La carta d'identità non era quella. Perché questo qui è altro, non è che Mitra. Quindi Mitra doveva venire fuori. No, ma è bella che il 25 dicembre sono nati ufficialmente 13 dei. Sì. 13. Sì, del paradiso indù, del paradiso greco, del paradiso arabo, del paradiso di tutti, cioè, ma è possibile, insomma. Certamente. E hanno il coraggio tranquillamente a dire che sono che loro è vero. Sono loro e gli altri. Quando gli altri erano preesistenti, sì. Anche di 1500 anni.
l'abbraccio di Francesco ai superstiti di Lampedusa. Eccolo qua. Abbiamo tutto qui. Ma abbraccia l'angelo, mortacci tua. Venghino, signori, venghino. I tuoi confratelli argentini vai a abbracciare. Venghino, signori. Italia, 3 mesi per fermare le stragi. Quale stragi? Oh, lo scrivono loro, questa roba che scrivono loro, cari amici. Vedi, come ho notato qui, prima li attirano, poi quando capita spesso li ammazzano. Io ricordo quel film televisivo molto bello, ricordo solo il nome di quel capoccione negro. Catene. Ah, sì, sì. Radici. Una cosa del genere. Sì, sì. Dove a un certo punto la nave. Che lui faceva scappa. Sì. No, ecco. La nave. La saga dello schiavo. Sì. Che si emancipa. Kuntaki. Sì. Kuntaki. Che dimostra come i negri erano sottomessi allora e sono a tutt'oggi. Era un mandingo. Ma mi sono ricordato pure di che etnia era. Era un gigante, sì. 20 minuti. Mandingo. Sì. E questo mi ricorda una requisitoria che fu fatta a suo tempo da un noto avvocato penalista in difesa di uno che aveva ucciso la moglie che l'ha trovato con uno di questi. E questo è stato un grande avvocato, era tanto bello, ha fatto la requisitoria, l'hanno passato in televisione per intero. Ah, e lui dice, questo povero uomo. Quello morto. No. Il negro. No. Chi? L'assassino. Ah, l'assassino. Era il difensore. Ah, era il difensore. Questo povero uomo che è tornato a casa. E ci ha trovato un tequila. Ha trovato la moglie con un mandingo. Che cosa poteva fare? Ma uno di questi grossi, questi avvocati, questo. Vabbè, andiamo avanti, proseguiamo, ci abbiamo ancora un po' di tempo. Allora, no, diciamo, quando loro vedono. 22 minuti. Sì, quando loro vedono una nave antinegriera, pigliano tutti i negri e li buttano tutti in acqua, tutti incatenati e via, senza altre chiacchiere, morti tutti. E si vedono sti poveracci. E la verità. È la verità anche di oggi, perché no, aspetta, a me non me la raccontano giusta questi signori. Una cosa che si sa poco, di cui si sa poco, è che quando il signor Garibaldi stava negli Stati Uniti. Questa è un'altra cosa, non stava negli Stati Uniti il signor Garibaldi. Vabbè, stava in. Faceva quando. Oddio, il presidente quello bravo. A Montevideo. Quando lui stava ecco, in Sud America. Bravo. Lui aveva una nave, faceva il capitano di lungo corso e trasportava. Una nave negriera. No, trasportava quello che gli dicevano di trasportare per negriero. Oh, dobbiamo chiarire. Vabbè, diciamola tutta allora. Era merce. All'epoca i negri erano merci. Ma erano merci ufficiali in certo, quel momento. Legali, legali. La nave negriera è la nave di quelli che prendevano con la violenza i negri in una certa zona specifica dell'Africa, la Liberia è stata fatta lì proprio perché era lì il luogo di attracco dove andavano a caricare i negri. No, perché quando gli americani riuscirono a comprare un pezzo di terra, ma era la comprarono lì per questo motivo? No, perché li portavano dalla Liberia, la Liberia era una delle era di ritorno, ma e perché l'avevano prelevati da lì? 10-20 era, era uno dei tanti porti di partenza e d'imbarco. Certo. Di recente hanno fatto vedere anche. Anche il forte dove gli. Esattamente. Quello, molto bella. Quello con la porta. Sì, sì. La Liberia è stata creata per rimettere dei negri liberati. Certo, comunque, certo. Il vero negriero è quello che trasporta illegalmente dei negri presi con la violenza per il tramite degli arabi, perché ricordiamoci sempre che quelli che facevano la vera cattura erano fatte questi arabi ed erano cacciati a loro volta dal mio grande concittadino Romolo Gessi, che fece tutta una serie di spedizioni per conto del governo sudanese. E quando prendeva questi qui, immediatamente li fucilava. Quindi è stato il grande. E che era stato un garibaldino? Aveva combattuto un Garibaldi nel 1866. No. Proseguiamo in questa nostra analisi abbastanza dettagliata. La prestigiosa rivista L'Attualità
che è una rivistina abbastanza equilibrata, però anche qui... molto equilibrata, sì. Perché pubblica tutto. A parte che pubblica tutto, ma è, insomma, l'intonazione è abbastanza moderata, sì, insomma, fa parte di quella... di quel mondo borghese moderato eccetera, però pur essendo moderata, diretta da un parente del grande nipote, Gaetano Salvemini, burocrazia killer e fisco di rapina, l'orgia del potere e quant'altro, misteri d'Italia, il professor Aldo Semerari, e su questo ci sarebbe da parlare ancora di Aldo Semerari. Vediamo un po', qui c'è un po' tutta la storia. Per chi non lo sapesse, fu ucciso e poi gli tagliarono pure la testa, tanto per fare, per anticipare i nostri amici dell'ISIS. Continuiamo. No, della serie che il nemico va studiato, sì. Giorgio è uno che studia a fondo le opere del nemico. Esatto. Eccolo qua. Eccolo qui. Allora, a parte il fatto che è molto dubbio che quello che sia successo, che ancora non si sa, io voglio dire, vabbè, certo, poveri ragazzi, sono morti, eccetera, ma quanti ne hanno uccisi i cristiani, di islamici, scusate? Molti. Quanti sono i qualche morti, milione. Globalmente, i morti iracheni? Allora, se tu fossi una persona onesta, prete, invece di essere il vecchio erede dei grandi inquisitori, che la mentalità, la vostra, è sempre la stessa, accusate il vostro nemico e nascondete sempre quello che avete fatto voi, le vostre magagne, assassini, torturatori, che non sono cristiani, non sono cristiani rinati quelli che hanno bombardato per anni l'Iraq, non sono cristiani rinati quelli che hanno fatto morire i bambini in 10 anni, mezzo milione di bambini, di embargo, e che è questa gente qua? Allora, noi a questa gente glielo diciamo, siete dei maledetti, capito? Dei pidocchi come i vostri servi. Anche questo è una cosa interessante. Allora, casa stop aumenti, ma sempre più azzardo, riforme, il Premier chiede lealtà alla minoranza PD. Della stabilità eccetera eccetera, abbiamo rete dal basso per salvare l'Ulbe, rete dal basso, ma quella che comanda è proprio la rete dal basso, solo che sono capi bastone che emergono dal basso, questi via, che accusano di essere questo e quello, estrema destra, estrema sinistra, NAR e quant'altro, ma sono dei loro, se non c'è l'autorizzazione del prete, I vari signori a Roma oggi... non si fa niente. De Petis non è che sta lì per caso, è naturale, ripetiamolo, sta lì in una chiesa molto ben definita che si chiama Santa Apollinare. De Petis chiedeva un santuomo, ha aiutato la chiesa, quando gli hanno chiesto, sì, dice, ma voi sì, avete messo l'esponente di spicco della banda della Magliana, dice, sì, noi la chiesa per abitudine era un donatore, esattamente, favorisce quelli che hanno favorito la chiesa, e ti cazzo che la favorire. Un riciclatore per conto dello IOR. Allora, la pace è dono di responsabilità, ma scusa, voi avete sempre portato la guerra, avete sempre benedetto i cristiani rinati, scusa, il caso di venire a raccontare. Tutti siamo chiamati a costruire fraternità, e comincia tu, per Dio. Che lo dici? Per Dio, per il tuo Dio. Andiamo avanti. Bisognerebbe andare in Piazza San Pietro con un bello striscione. No, temenano subito. Ma che temenano? Sai perché? Oh, dei ragazzi, vedi? Guarda che bello questo qui. Buongiorno. Dice, torna il fuoco greco, ma quel fuoco greco, quello è sotto il culo tuo, il fuoco greco, te l'accendiamo noi, se ci capita. Cade il governo, si rivolta, paura nella UE, Renzi, 2015, a tutto ritmo o siamo spacciati? Ma che sei spacciato, buffone? Effetto petrolio, bolletta elettrica giù del 3%, la madonna, cazzo, siamo diventati tutti ricchi.
salvataggio da impresa, ma è giallo sui dispersi, e anche questo è una cosa schifosa. E anche questo è una cosa schifosa. Quello che ti dicevo l'altro ieri? No, della nave. Del mezzo cargo. Del mezzo cargo, capito? Che è andato a fuoco. Perché l'abbiamo voluto per forza portare di qua, da noi? Allora, ormai sappiamo che noi parliamo di nave negriere, quella era una nave negriera, dove erano stipati questi schiavi, i quali giustamente a un certo punto avevano freddo, là nelle stive, avevano freddo, hanno acceso un focarello. Secondo me sì. Io ho sempre pensato. Ci sono i testimoni. Fin da subito. Hanno ucciso giustamente il focarello. Però guarda caso quelli sono spariti. Ah, quelli non ci sono, no, ma o l'hanno ammazzati. Ma hanno avuto bisogno del tempo per cancellare le tracce. Esattamente. Certo. E perché se la sono prima portata di là, hanno aspettato? Allora, non ce la... Ma no, ma qui si parla di un centinaio di no, di, ma sta uscendo, eh? Sì, sta sì, uscendo. No, perché alla fine l'opinione pubblica mondiale... Ma non perché Renzi è andato quel giorno a Tirana, di corsa, con l'aereo? Io ci avrei mandato la regina dei negrieri, cioè l'attuale presidente della Camera. No, mi smettisca. Carina. E io le ho stretto anche la mano una volta. Pensate, io gli avrei messo l'uccellino. Stringi. Guarda, stringi bene. La signora porta i bambini nella stessa scuola dei figli dei nipoti dei Benedetti. Ah, mi pare ovvio, scusa. Scuola americana. Ma mi pare ovvio. Super blindata. Certamente. Super controllata. Si può fatto dire. Ma certamente, ma si può dire. Si può dire sì, non smentisse. Noi stiamo qui aspettando di essere citati in giudizio. Istituto Sacra Famiglia, Viale di Vignapia. Spartizione degli affari sugli immigrati. Ma c'è scritto Viale di Vignapia? Ambrit, scuola americana, presso Ambrit. Istituto Sacra Famiglia con sede in Bergamo. Ecco qua. Eccoli qua. Ma c'ha dei figli? Sono tutti loro. C'ha dei figli lei? Non so se una o due. Ecco qua, nel 2013 a Roma ha speso 24 milioni, tiè. Ecco, dove vanno i soldi? Qual era meglio, dare casa ai terremotati dell'Aquila dell'Emilia Romagna? Tant'è vero che a un bel momento gli zingari hanno incominciato a dire, oh cacchio, voi fate i soldi a spese nostre, e infatti chi sono quelli che hanno votato per Marino? Sono gli zingari che sono andati a votare per Marino. Pagati. Capito. Blitz contro i terroristi di destra, era pronto un piano eversivo, questo poi è una cosa che fa veramente vomitare. Questo veramente fa morire da ridere. Era più tutto... No, non solo, progettavano il 94enne. Sì, progettavano. È sparita quella notizia. No, ma no. Sì, sì. Cioè, ma non sta in piedi. Ma cioè, quelli erano quattro gatti, più coglioni di noi e più idioti di noi. Ma certamente. Facevano esattamente quello che facciamo. Quello, ma com'è che noi non ci hanno rotto il cazzo? Esattamente. Com'è? Perché sanno che se vengono qui gli facciamo un culo tanto. Così. A cominciare da me. Allora, ci beccano. Gli stronchiamo la carriera. E non gli conviene. Perdono il posto caldo. Azzardo la logica dei monopoli. Ma porcaccio Giuda, ma è possibile che un paese debba accettare questa imposizione del gioco d'azzardo, che è una delle cose più tragiche e più terribili che sono state considerate dall'umanità fin dal suo origine? Fin dalla sua origine, il mito dei soldati romani che giocavano a dadi sotto la croce di Cristo sta proprio a significare, dice, vedi, quello muore, quelli giocano a dadi. E questi qui hanno diffuso, perché ci sono degli interessi personali, individuali, del signor D'Alema, oltretutto, che gli ha fatto scaricare il debito nei confronti dell'erario. Questi qui non pagano una minchia e fregano i cittadini a milioni senza nessun investimento costruttivo. Come anche lo dobbiamo dire? Io
la prima cosa che facessi, quale fosse il governo, manderei delle squadre a devastare completamente tutte queste tutti sale gioco. Ah, sì, perché? A Milano non riescono a far andare via una sala gioco che sta di fronte a una scuola. Non riescono a cacciarli via. Se io fossi stato il sindaco di quella cittadina, Pisapia, uno che piglia i soldi. Sì, ma vicino a Milano sono una marea di paesini che sono già comuni di per se stesso, che Milano non è come Roma, è nato come allargamento, allargamento e tanti piccoli comuni, Segrate, tutta roba questa, tutti comuni perché c'erano prima. Certo, Lambrate, tutta roba, Settimo. Infatti quella è un'autentica città metropolitana che sta nascendo, ma proprio perché è naturale, necessario. Non ha nessun senso che sia un altro comune a due passi di distanza dal comune principale. Io ci manderei appunto una squadra, i quali vanno e devastano, bastonano i titolari. No, notizia di ieri, c'è l'organizzazione dei piccoli bingos, quelli gestiti autonomamente, che stanno sull'orlo del fallimento e chiedono aiuto allo Stato. Ieri ho letto. Ma roba da non crederci. Aiuto. Ma roba da non crederci. Oh, qui dopo, questo magari lo diciamo un'altra volta, perché il troppo finisce per stroppiare, però i nostri amici lo sappiano che qui c'è un bravo persona. Quanto abbiamo fatto? Che scrive. Mancano 10 minuti. No, quanto abbiamo fatto di registrazione? 38. Troppo. Oh. Chiudi. Allora, qui c'è un egregio signore il quale scrive in latino per dimostrare che non è vero, il vero Natale è soltanto quello di Cristo, gli altri non sono esistiti per niente. Ma chi è questo stronzo? Chi è questo stronzo? È tutto scritto in latino, bellissimo. Ma chi è questo stronzo? Vabbè, ma loro tirano l'acqua al loro mulino, scusa. Lo commenteremo un altro giorno. E con questo e con questo io sto, cari amici, per finire, aspettate ancora un minuto. Come si dice, come dicono in televisione. Si è scordato Sol. Dies Natalis, Sol Natalis, Invictus. Sì, ma lui dice Dies Natalis perché si riferisce a Cristo. Ma visto che si riferisce all'epoca latina, lo dice in latino, andasse a prendere il testo originale. Allora, siamo quasi alla fine e diciamo che vogliamo far presente ai nostri amici che esistono questi tre libri. Pubblicità. Pubblicità. Tre libri che vi consigliamo di leggere tutti e tre. Ne apprenderete veramente delle belle e delle buone. Ma vi faccio sapere un'altra cosa, cari amici. Ed è questo. Gli 80 euro di Renzi. Chi è che l'ha consigliato? Che minchiata. Chi è che l'ha consigliato? Ah, non lo so, non me ne frega niente. No, c'è scritto. Joram, quello è il famoso... Joram Gutgeld. La famosa ombra. Ah, sì. Quello, il suo amico... Joram Gutgeld è l'ombra... Veramente il nome dice tutto. Esattamente. Ma poi questi qui sono bravi, dicono, ma poi dice, vedi... Dice il suo cognome in tedesco significa buon denaro, emblematico, no? Cazzo, vi cavate tutti così di quella razza lì, per Dio. Goldrock, tutti, Goldman, tutto. Golding, Geld e Gold, esatto, sono dappertutto. Radici che ricorrono sempre. Sì. Appunto, in tedesco c'è scritto in tedesco, capito? Nomen omen. Esattamente. Alla fine alla fine privare queste generazioni della cultura umanistica è veramente uno dei delitti, non la cultura in generale, perché pure l'educazione civica, che erano solo due ore, però ti formavano un'idea, ti davano un quadro che esisteva una cosa, è veramente un delitto. E da lì poi diciamo, se c'avevi andrebbero messi, andrebbero messi al muro soltanto per questo. Esattamente. Quando vuoi distruggere un popolo devi distruggere la memoria. Chi non ha memoria del passato non conosce il presente e non può gestire il futuro. Parlo degli anni 70, ai miei figli al liceo,
l'educazione fisica c'era nominalmente, ma era sostituita dall'educazione sessuale. Chiaro, no? Educazione civica, no? Sì. Fisica. E allora, due cose. Questo, la danza nelle tenebre, in onore di un grande, di un grandissimo, quello che ha creato il balletto contemporaneo, e che poverino, di cui parlavamo ieri sera, di cui parlavamo Nijinsky, eccolo qua, vittima di psichiatri, psicanalisti che sperimentavano su di lui tutte le loro capacità analitiche, e alla fine siamo qui, perché noi diciamo sempre, e se vuoi la soluzione, bacia pure sto cordone, ecco qui il cordone, e chiudiamo così, il fraticello, ecco questo, chiudiamo, ok? Nijinsky, folle. Stai registrando ancora? Sì, pochi minuti. Parlavamo ieri sera a casa di Giovanna Canzano a proposito del genio a borderline. Certamente. E c'era l'amica Anna Maria che diceva appunto che ha scritto una biografia di Nijinsky. Quindi è un personaggio eccezionale. Come personaggio eccezionale ce ne sono stati, ecco, tipo Leonardo, no? Leonardo era fuori dalle regole, certamente, ma all'epoca non c'era meno borderline, però comunque anche lui non era ancora nato, anche lui Freud, omosessuale, anche lui che scriveva alla rovescio, cioè tutte queste. Beh, scriveva alla rovescio per non farsi anche, leggere, ma non solo, no? Io sono convinto che queste sue bizzarrie erano derivanti dalla sua genialità. Dal suo modo di essere, di vedere il mondo, di rappresentare il mondo, e come appunto questa gente qui cambia il mondo attraverso la sua azione. Certo, questo faceva dei santi eccezionali. E quindi il corpo, il comportamento del corpo e poi anche delle manifestazioni culturali, intellettuali, eccetera, dell'individuo, dipendono principalmente dal loro grado di pazzia geniale. Certamente, e dalla capacità di controllare il corpo comunque, di un cervello che riesce a controllare il corpo, questo veramente letteralmente volava. Ma a questo punto chiudiamo, perché abbiamo già stancato abbondantemente. Vabbè, però abbiamo dato delle notizie. Però andava fatto in due riprese. No, abbiamo dato delle notizie molto importanti, commenti che avevo prima di fare.